Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Ran e quello di oggi sarà anche il mio ultimo video prima delle vacanze estive di agosto. E in realtà non si andrà proprio da nessuna parte, però ci prendiamo una pausetta anche noi. Anche il mio sarà il video acquisti del mese / letture, perché in pratica ho letto tutto quello che ho preso e voglio parlarvi soprattutto di alcuni volumi / libro in particolare che mi hanno colpito molto, quindi mettiamo insieme le letture e gli acquisti. Ah sì, scusate se ho le mani vagamente arancioni, ecco, ho fatto le nei capelli e non uso i guanti e quindi ho le mani arancioni, lol. Dunque, partiamo subito. Ho diviso le letture / acquisti questa volta per genere: shoujo, seinen, shonen, libro. E ho anche controllato, così non mi linciate se dico la cosa sbagliata. È abbastanza divertente vedere le file shonen e seinen che se la litigano in quanto a altezza, mentre quella degli shoujo tipo... Vabbè, cominciamo proprio dagli shoujo, che sono pochini. Ho acquistato e letto il numero 7 di Yona, che conclude, se non sbaglio, sì, che conclude l'arco narrativo della storia del drago verde, e mi è piaciuto davvero tanto, anche se devo ammettere che più si va avanti più Yona mi sta sulle palle, cioè non lo so, voglio vedere come si evolve il suo personaggio, però questa cosa che le stanno tutti attorno e lei non sa fare nulla, è proprio scema, però tipo no, ma io voglio fare ad ogni costo, devo diventare forte, ma di fatto non sa fare una cippa, però vabbè. I personaggi maschili di questo fumetto mi piacciono tanto. Ho letto il 10 di Rainbow Days, comprato e letto, che mi è piaciuto davvero tanto tanto, loro due li adoro, sono davvero, fanno morire da ridere, e è stato anche molto dolce, ecco, mi fa sentire giovane leggere questo fumetto. E poi ho acquistato e letto il numero 2 di... il numero 2 di Tsubakicho Lonely Planet, che è davvero adorabile anche questo, e sono contenta di averne cominciato la lettura. Il personaggio del maestro lo trovo molto affascinante e niente, sono ansiosa di vedere come proseguirà insomma la storia tra loro due. Tra l'altro, mio Dio, il disegno è davvero troppo carino, e dovete sapere che è una cosa che, se nel caso non l'abbiate capito, è una cosa che mi influenza tanto, il disegno in un fumetto. Non che condiziona per forza, perché ho letto cose di cui il disegno mi faccia schifo o non mi piaceva, però adoravo la storia. Però quando devo scegliere, insomma, contenta perché ha comprato il cavolo. Il disegno influenza molto. Mio amoroso dice che lei mi somiglia. Questi sono i tre shoujo che ho acquistato e letto. Andiamo poi ai seinen. Allora, ho recuperato qualche volumetto. In realtà ho comprato altra roba a luglio, solo che un po' con Amazon è arrivata, l'ultima parte dell'ordine mi deve arrivare, quindi boh, vi faccio vedere le cose che mi sono già arrivate e che ho anche effettivamente letto, e le altre ve le farò vedere poi. In realtà li ho acquistati tutti di Come dopo la pioggia, quindi c'è anche il 10° che però non mi è ancora arrivato. E li ho letti, tipo, divorati uno via l'altro. Io questo manga lo adoro, è di una dolcezza infinita. Ed è, non lo so, è tenero, ma poi affronta anche... Cioè, ti mette davanti ad argomenti, cose, temi non propriamente leggeri, però te li... butta lì con una leggerezza infinita, cioè si legge davvero molto bene e molto facilmente, velocemente, non pesa neanche un po', anzi, e affronta tutto veramente con una dolcezza e leggerezza infinita, è davvero una lettura piacevole, scorrevole, e... niente, lo adoro, mi dispiace davvero tanto che il prossimo numero sia l'ultimo, in vero, piango un po'. Il disegno poi di Come dopo la pioggia è interessante, nel senso che è particolare, non lo so,
è molto carino sotto certi aspetti, a volte fanno delle espressioni davvero dolci ai personaggi, dei visi davvero carini, belli. E poi ci sono altre cose che, non lo so, fanno stranissimo, tipo ogni tanto come disegnano soprattutto il direttore, sarà perché è un uomo di mezza età alla fine. Boh, vedete, fatemi trovare un'immagine. Cioè gli fanno questa faccia un po' da scemunito, con gli occhi mezzi chiusi, non lo so, non credo si veda bene in camera, però vabbè. E poi fanno personaggi, cioè siccome lei, Akira, la protagonista, è alta, no? E la fanno veramente alta e secca, longilinea, proprio tipo giapponese, a parte per l'altezza forse. E boh, però mi piace tanto. Tra l'altro Akira è un nome che mi piace tanto tanto tanto, ma... Poi come seinen ho letto anche il terzo di Girl from the Other Side. Io non lo so, questo fumetto è una cosa fantastica. Le copertine fanno sempre di un'inquietanza assurda a volte, ma come il disegno all'interno, però boh, allo stesso tempo lo adoro, accidenti. E quasi sono in questo numero, si sono scoperte un po' di cose. E in realtà non vedo l'ora che mi arrivi il prossimo. Però insomma, questo fumetto in realtà credo che sia abbastanza, cioè nel senso, lo stiano leggendo in tanti e apprezzando in tanti. La cosa che mi colpisce di più in realtà è il disegno, che nonostante sia così, l'avevo già detto anche nei video scorsi, sembra abbozzato, sembra fatto con il carboncino, ci sono a volte immagini talmente scure che è anche difficile distinguere che cosa accade. Oh, ma che carino! È anche difficile distinguere le cose nella tavola, però non lo so, è bello. Comunque il rapporto che c'è tra la bambina e il maestro è dolcissimo, non lo so. Minchia, che inquietanza. Fatto che ancora non si capisca un tubo della trama è una delle cose che mi piace di più, non lo so. Ah, poi un seinen che ho letto questo, in realtà tipo gli ultimi giorni scorsi, perché è questo. Due volumetti, Ghost and Lady. Oh mio Dio. Allora, io già sapevo che mi sarebbe piaciuto perché è dallo stesso autore di Springald. Se non sbaglio, avevo fatto vedere Springal nella classifica dei seinen, tipo top 10 dei seinen. Vi lascio il video qua se volete andare a darci un occhio. E sapevo che era uscito e lo volevo recuperare da tanto, ma per un motivo o per l'altro non l'ho mai fatto. Quando Ame-chan ha fatto il video collezione e l'ho visto, tipo... E l'ho sbattuto nel carrello di Amazon perché ho detto fan brodo, perché no? E cavolo... Mi ha preso davvero tantissimo, credo che ci farò un video perché mi è piaciuto davvero 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 tanto tanto tanto, per svariati motivi, di cui appunto magari vi parlerò meglio in questo video, però mio Dio, ve lo consiglio tantissimo. Inoltre è Star, quindi è molto semplice da recuperare, sono solo due volumi, è particolare ma bellissimo, bellissimo. Tra l'altro anche questo è ambientato in buona parte qui a Londra e fa sempre un po' senso, slash, e per me che vivo qua è tipo, è figo, no? Vedere le cose, poi googli e scopri che il posto dove è ambientato il fumetto è tipo dietro a dove lavori e niente, cose così. E mi è davvero piaciuto da morire. Tra l'altro in disegno, l'autore è Kazuhiro Fujita e... Non lo so, è una cosa spettacolare. Che poi si alternano questi disegni... Adesso aspettate che se ne trovo uno che mi aveva fatto venire un'ansia, cacchio. Ah, anche questo per dire. Si vede qua nell'angolino. Ha invece espressioni che sono davvero... Non dico dolci e tenere, però forti. Minchia, guardate anche qua. Non si dicono le parolacce. È particolare come disegno, anzi particolarissimo. Queste figure molto appuntite.
è bellissimo. Se vi capita, recuperatelo perché è una cosa fantastica. Passiamo quindi agli shonen, tra cui c'è The Promised Neverland. Ho comprato e letto il primo volume di I Dipinti Maledetti, a cui in realtà facevo il filo da un pochino perché l'ho visto sulla pagina Instagram di qualcuno, non mi ricordo chi. E boh, mi ispirava e quindi l'ho comprato. E in effetti è davvero molto carino. Il primo volume è introduttivo, sono curiosa di proseguire col secondo, però mi ha dato una buona impressione, mi ha lasciato una buona impressione, ecco. L'edizione è molto carina, c'è la sciobaccoperta, paginetta colori, in realtà forse più di una pagina, no scherzavo, una pagina colori, e il disegno è molto caruccio. Poi c'è questo protagonista, lui, vi faccio vedere il disegno dove c'è la faccia strappata. È un protagonista insolito, ma interessante. Ansiogeno. Sono proprio curiosa di proseguire con la storia e vedere dove va, insomma, perché è stato un primo volume molto apprezzato e interessante. Ho recuperato finalmente gli ultimi due volumi fuori di Toradora, che ho divorato in mezzo secondo come al solito. Io sinceramente non mi ricordo fino a che punto sia uguale all'anime e dove invece l'anime è andato per conto suo, perché la mia memoria è cacca, quindi non mi ricordo. Però sono stati anche questi due numeri adorabili, questo un po' più incentrato sui personaggi di... come si chiama lui? Beh, non mi ricordo, quello che piace a Taiga e la presidentessa del consiglio studentesco, e francamente non è che mi abbia emozionato più di tanto. E questo di che parlava? Mi ricordo manco. Ah, ancora loro, ma che due palle. E nel volume 8 in realtà non succede nulla di che, infatti, boh, cioè la trama è un po' ferma, ecco, che si sbrighi ad arrivare questo volume 9 dal Giappone, ecco, però è sempre molto carino e tenero, e più lo leggo più penso, ma perché non ho ancora fatto il cosplay di Taiga? Ho acquistato e letto il 10 di The Promised Neverland, molto interessante come volume. Vediamo un po' di cose qui, nel senso, no, non posso fare spoiler, vabbè, molto interessante è stato, sì, con la trama in realtà non si è andato molto avanti, però è sempre molto fico da leggere, l'azione poi non manca mai. E anche questo, quando è finito, ero tipo, quando esce il prossimo? E mi sono disperata perché tipo esce a settembre, non so cosa, quindi devo aspettare più di un mese, perché l'ho finito di leggere tipo metà luglio. E niente. Basta. Ho recuperato anche il 90 di One Piece, che io in realtà, sì, noi li recuperiamo i numeri di One Piece, però leggiamo le scan di Jump che arrivano circa ogni settimana dal Giappone, quindi questo l'avevo già letto anche un po' di tempo fa, non mi ricordo neanche bene che cavolo succede. Sì. Ah, e poi finalmente arrivano al paese di Wano, non ho ancora capito come si dice. Perché in realtà Wano è scritto in katakana, quindi dovrebbe essere tutto attaccato proprio. E niente, One Piece è sempre One Piece. Io sto aspettando di vedere. Sto aspettando di vedere, quindi nell'anime, la versione nuova di Carrot con il kimono, perché la voglio portare a Lucca. Quindi mi serve Carrot a colori, ecco. No, non c'entra niente con l'altra canzone di Attack on Titan, però ho letto il numero 20 di Boku no Hero! È sempre meraviglioso, è sempre bellissimo. Tutta la cosa del Festival della Cultura è stato davvero carino, divertente. Madonna, anche questo
finisce con un colpo di scena. E anche questo mi sembra che il prossimo esca a settembre, non so cosa, ma che rottura! Vabbè, ma niente, che devo fare? E comunque le parti del Festival della Cultura con Bakugo che suona la batteria, tipo, mi hanno fatto morire. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ho recuperato anche un numerino in più di Pandora Hearts, il 17, e voi sapete quanto io adori Pandora Hearts, e ogni numero è tipo e anche questo non è da meno, insomma, non fa eccezione. E Madonna, quante cose! Niente, questo fumetto è una roba fantastica, fantastica, dovrebbero leggerlo tutti, perché è bellissimo, bellissimo! Poi i disegni di Jomojito che mi piacciono un sacco. Zun zun zun. Non vi faccio spoiler. No, anche questo è spoiler. In realtà no, però. Boh, non lo so. Ma che carina, dice! Fatta. Ho anche recuperato il 15 di Gintama, che però non ho letto. Sono ferma a leggere Gintama, non mi ricordo a quale numero. Scusa, guardavo su perché c'ho gli online numeri di Gintama. Lol. E anche questo piano piano lo recuperiamo tutto. Ho preso e letto il 13 di Maghi, che come al solito è una lettura davvero molto piacevole, scorrevole. In questo numero inizia questa tipo, cioè non so se sarà una saga, iniziano a combattere contro questi pirati. E è un numero anche davvero molto divertente. Maghi si legge sempre davvero con piacere. Poi è simpatico, quindi insomma mi piace sempre un sacco. È pure concluso, cioè lì voglio tipo comprarmi tutti i numeri tutti assieme, così posso leggerli. Ok, basta. E questo numero è stato particolarmente divertente poi. Poi ci sono un sacco di scene buffissime, insomma. Mi piace sempre un sacco anche Maghi. Ho poi finito di leggere Geraldo, la stagione delle tempeste, la seconda raccolta di racconti. Sarete stufi di sentirmelo dire, adoro il modo di scrivere dello scrittore, e vabbè, Geralt lo adoro tantissimo. Poi tra l'altro, non so se ve ne siete accorti su Instagram, ma tipo sono in hype per la serie di Netflix che deve uscire in autunno con Henry Cavill che interpreta Geralt, e sono molto contenta di questa cosa perché, nel caso non lo sappiate, Henry Cavill, l'attore, è davvero fan dei romanzi e dei videogiochi di The Witcher, e quando gli hanno assegnato il ruolo era contentissimo e ci tiene a farlo bene, nel senso che io ho trovato articoli, cose in cui lui diceva tipo Geralt non può essere così loquace perché nel libro non è così, e quindi voleva essere più fedele al personaggio, e toro, bravo Henry, bravissima. Quindi insomma sono molto 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 contenta di questa cosa, e sono molto fiduciosa per la serie TV. Parlando di serie TV, tra parentesi, avete visto anche il trailer della Bussola d'Oro? His Dark Materials, non mi ricordo il titolo in inglese. Io ho adorato quella trilogia e c'ero rimasta così male con il film perché non era venuto proprio benissimo, infatti ha floppato e non l'hanno proseguito, ma anche il trailer di quella serie mi sembra promettere molto bene, a parte il fatto che Lyra dovrebbe essere bionda con gli occhi chiari, però ok, e invece l'hanno fatta la figlia di Wolverine, lol. Comunque, chiusa parentesi. Quindi sono davvero 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 contenta, questo libro mi ha fatto impazzire, ho già preso la trilogia successiva, la raccolta di racconti, quella che dovrebbe essere incentrata su Cirilla, quella su Siri, e adesso inizierò a leggerla. Adesso sono tutta gasatissima perché ho letto l'email e la notifica di Amazon che mi è arrivata sul cellulare, che l'ultimo pacco che aspetto con il resto dei fumetti arriva oggi, e quindi però io dopo devo andare a lavorare e sono sicura che, siccome sono una sfigata, il pacco arriverà quando io sarò già uscita, ma ok, l'importante è che arriverà, sì! Ok, ora calmiamo questa euforia e andiamo avanti con le cose normali. Quindi niente, ho finito di leggere anche Geralt, bellissimo, davvero bellissimo. Ora comincerò
il libro incentrato su Siri. Sono contenta. E queste in realtà per ora sono state le letture slash acquisti del mese. Vi ho detto c'è altra roba che deve arrivare, in realtà ci sono cose che ho tipo leggiucchiato, però le ho solo leggiucchiate, quindi non le ho messe nel video. Che cosa vi dovevo dire? Beh, il video finisce qua intanto. Io spero che vi sia piaciuto e come sempre vi invito a lasciarci il like se vi è piaciuto, perché ci aiuta, e a commentare sotto con le vostre letture del mese e ditemi cosa ne pensate voi dei miei acquisti e soprattutto se abbiamo delle letture in comune, insomma. Uccidetemi, perché so che sono uscite un sacco di cose della Planet che io seguo, tipo Arte che è uscito persino anche il 10, quindi adesso non solo il 9 ma anche il 10, mi manca, voglio piangere! Il 22 di Blue e il 20 di Noragami! Vado a buttarmi dalla finestra, ciao, è stato bello, però confido di... A parte che sto aspettando una risposta di Pop Store per vedere quanto costa la spedizione qui, perché ho scoperto che fanno, cioè me l'ha detto Amelia, che fanno spedizioni internazionali, però se mi dicono come quelli della Panini, come quelli delle fumetterie, che spedire qua costa 20 euro minimo, io dico, sai quanti fumetti compro con 20 euro? Anche perché Amazon mi fa pagare di meno, porca paletta, quindi no. Ora, dopo questo sfaso, devo dirvi delle cosine, devo fare degli annunci, poi vado alle vacanze estive. Innanzitutto scusate per il video della settimana scorsa che è saltato, ma a volte non faccio in tempo a farli proprio. Stavo facendo un video sui miei cosplay, siccome mi è stato chiesto, ma non sono riuscita a prepararlo in tempo, a finirlo. Quindi vedete, lo vedrete a settembre, presumo. E prima di fare il fermo per l'estate, voglio dirvi che, anche se ancora non abbiamo prenotato niente, noi come ogni anno torniamo per Lucca. Quindi fine ottobre, inizio novembre, io sarò in Italia, sarò a casa. E mettiamola così. Se raggiungiamo certi numerini importanti, potrei mettermi d'impegno e trovare un qualche modo per fare anch'io il video collezione. E non intendo del Billy, che vi farò, vi presenterò a breve, dopo le vacanze probabilmente. Ma intendo proprio della... no, la libreria a casa non ce l'ho, dei fumetti della mia intera collezione che ho sparsa per le mensole a casa in Italia. Se raggiungiamo numerini importanti, non definiamoli meglio, numerini importanti, degli iscritti al canale intendo, sto parlando di quelli... Credo che questo sia tutto, quindi io aspetto con ansia il mio pacco di Amazon di oggi, così posso venire di leggere come dopo la pioggia sono felice e tante altre cosine. Vi saluto, vi ricordo come sempre che nell'info box qui sotto lasciamo tutti i link ai nostri altri social, quindi Instagram, Facebook e Telegram. Il link al sito di Play Games Italia che gentilmente ci ha intervistate. Ricordate che comunque rimarremo attive nel mese di agosto su Instagram e appunto Facebook, quindi ricordate di seguirci lì. E niente, io vi saluto, vi auguro buone vacanze estive, mi farete invidia che siete tutti al mare e io no, sono qua che c'è sempre pioggia e brutto tempo. Vi saluto e ci vediamo a settembre. Ciao a tutti, ciao ciao.